Questo programma è offerto da Non solo colori e vernici, ma anche pitture Farro & Ball. Articoli in gesso, materiali per hobbistica e sanificazione di ambienti. Da più di 25 anni siamo al tuo fianco con personale altamente qualificato, prodotti di qualità e soluzioni personalizzate. Colorificio Il Quadrifoglio, il colore delle tue idee. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in diretta al Gioco è Fatto per parlare di calcio. È la prima trasmissione 2021, quindi buon anno a tutti. Un abbraccio grande, ripartiamo con la speranza che questo 2021 ci riporti il calcio che ci piace, il calcio vero, più che altro si possa tornare a giocare anche dall'eccellenza fino al calcio giovanile e possa tornare anche il pubblico negli stadi per tornare alla normalità, che è quello che ci manca davvero. Questa sera parleremo dei recuperi del campionato di Serie D che sono andati in scena nell'ultimo turno del 2020 e poi parleremo anche di quello che sta succedendo all'interno del Comitato Regionale Toscano in vista dell'assemblea elettiva di sabato 9 gennaio al Nelson Mandela Forum, con ovviamente ospiti illustri per cercare di capire quelle che saranno tutte le prospettive del secondo mandato della reggenza di Paolo Mancini. Potete interagire con noi, avete già visto attraverso la sovraimpressione il numero al quale poter fare riferimento, lo ricordiamo, il 331-1888-676, sms oppure applicazione WhatsApp, scatenatevi, è pronta ovviamente a ricevere tutti i messaggi, una bellissima Diletta Bitorso, di buon anno Diletta. Ciao Massimiliano, buon anno a te, ai nostri ospiti e ovviamente a tutti voi da casa. E allora cominciamo subito con gli ospiti. Iniziamo sempre fisso al suo posto, Andrea Labbate. Ciao Diletta, buonasera e bentornati. Qui con noi in studio Massimo Taiti, vicepresidente del Comitato Regionale Toscano. Buonasera a tutti. Possiamo partire, abbiamo Massimo Taiti perché ovviamente introdurremo la tematica che riguarda appunto l'elezione del nuovo presidente del Comitato Regionale Toscano. Ma andiamo con ordine, parliamo un po' di calcio giocato, riavvolgiamo il nastro, vediamo cos'è successo nel campionato di Serie D, girone D, un'unica partita giocata nell'ultimo turno del 2020, quindi la nostra Diletta ci va a leggere il risultato, non farà piacere ovviamente ai tifosi del Prato. Per il girone D, Prato Lentigione 0-1. Classifica a questo punto. In testa alla classifica del girone D. Eccola qua. Aglianese 21 punti, Fiorenzuola 17 e 16 punti per Pro Livorno e Lentigione. Chiude invece la classifica Seravezza, Marignanese, San Maurese, Sasso Marconi a quota 7, Forlì, Ghivizzano 6 punti, Corticella 1. Allora lasciamolo un attimo e saluto ovviamente Paolo Innocenti regia, Emanuele Meoni alle telecamere, il nostro grande team per quanto riguarda anche tutta la parte tecnica, l'Aglianese al comando con 21 punti, 8 gare giocate, le stesse del Fiorenzuola, quindi 4 punti di vantaggio sul Fiorenzuola, Pro Livorno, Sorgenti e Lentigioni 16, ma hanno giocato una partita in più, Prato 15 punti con 8 gare giocate, le stesse dell'Aglianese. Quindi, ricapitolando, tanto per darvi una fotografia reale, l'Aglianese ha 4 punti di vantaggio sul Fiorenzuola e ben 6 sul Prato. Questa la classifica praticamente dopo le prime 7 giornate di campionato. Prato sconfitto in casa dal Lentigione per 1-0, Andrea Labbate una sconfitta secca meritata, il Lentigione ha vinto convincendo, Prato brutto. Sì, specialmente nel primo tempo direi che il Lentigione ha fatto vedere veramente un bel ritmo, un bel gioco, è passato in vantaggio e ha vinto meritatamente, il Lentigione ha saputo giocare
di Fino nel primo tempo e col coltello fra i denti nella ripresa, quando il Prato dopo tre cambi nell'intervallo ha provato a riaprire la partita, ma è stato un po' un fuoco di paglia perché il Prato ha spinto nei primi 10 minuti 15 della ripresa, ma il Lentigione ha resistito e poi ha condotto la partita fino alla fine, anzi ha rischiato più il Lentigione di fare il secondo gol che non il Prato. Il Prato aveva una miriade di assenze, va detto, mercoledì scorso: Gentili, Giampà, Cellini, Tavano e così via, il neo arrivato Falchini, quindi Tomi, capitano Tomi, insomma tutte assenze molto importanti. Questo però chiaramente non deve giustificare la battuta d'arresto, sia pure contro un'ottima squadra, una squadra che sicuramente alla fine verrà classificata nelle prime 5, però insomma con la sconfitta del 30 dicembre si complicano notevolmente i piani del Prato, perché chiaramente la Lianese ha più 6 punti diventano tanti. E allora andiamo alla Donelli, riviviamo le emozioni di Prato Lentigione, via! È offerto da non solo colori e vernici, ma anche pitture Farro & Ball, articoli in gesso, materiali per hobbistica e sanificazione di ambienti, colorificio Il Quadrifoglio, il colore delle tue idee. Qua il Prato che scende in campo alla Donelli di Montemurlo contro il Lentigione, un Prato che, come ha anticipato il nostro Andrea Labbate, era veramente in emergenza, tante assenze, con Vincenzo Spovito che propone anche in difesa la coppia centrale formata dal giovane Cecchi e da Boccaccini, mentre sull'out di destra viene schierato a sorpresa Minardi con Sciannamè a sinistra. Subito Barranca ci prova per quanto riguarda la formazione del Lentigione, la parata del portiere Piretro, un Lentigione che approccia meglio la gara, gioca davvero una grande gara la formazione di Notari, questo è Piccinini, uno dei migliori in campo, che si prova a rendere pericoloso con la palla che termina alta sopra la traversa. Il Lentigione attacca alto, va sempre a pressare sul portatore di palla avversario, insomma domina in lungo e in largo, come vedete da queste immagini la gara. Questa è ancora Barranca che ci prova, la palla che esce al lato, formazione Notari che nel primo tempo veramente schiaccia un Prato che non trova la forza di rendersi pericoloso. E allora al minuto 25 Piccinini di testa per Barranca, che passa dietro a Boccaccini e lo fulmina realizzando il gol dell'1-0, un gol che di fatto decide il match, con il Lentigione che riesce quindi a finalizzare al termine di una serie di azioni che hanno comunque messo in evidenza la vivacità della formazione di Roberto Notari. Il Prato ci prova con Melandri, ma è poca cosa. Poi ancora un'opportunità, sempre con Melandri, il più pericoloso nelle file della formazione bianco-azzurra. C'è questo contatto sospetto tra Cecchi e Barranca, con l'arbitro che comunque ritiene non intervenire. Come diceva l'Abate, tre cambi al termine del primo tempo, con Spovito che rivoluziona la squadra, fuori Ortolini, fuori Spinosa, che chiaramente per dar maggior forza al centrocampo con Quassi e con il nuovo acquisto Ottarà, che quindi entra sul terreno di gioco insieme ovviamente a Carli, che viene tolto appunto dal campo per consentire questi tre cambi alla formazione laniera. Ma cambia poco con il Prato, che è un pochino più vivace, ma il Lentigione continua a rendersi pericoloso. Questo è Calosi che si libera bene, va alla battuta e la palla che esce al lato della porta difesa da Kelly. Un Prato che ha un piccolo sussulto, questa opportunità sempre con Kelly che non ha difficoltà a intervenire, ma è poca cosa, con il Lentigione che è in controllo e va a divorarsi un'altra grandissima opportunità con Zagnoni che calcia alto da buonissima posizione. Sempre il Prato con Quassi, attenzione a questo episodio, Innocenti Regia, ci fermiamo un attimo, questo è Agimang che va a strattonare Viviano Minardi, questo è l'episodio, eccolo qua, per l'arbitro non ci sono gli estremi per calcio di rigore. Rivedendolo chiedo a questo punto un commento al nostro Andrea Labbate, c'era o meno calcio di rigore? Ma Massimiliano, onestamente è difficile da dire, a velocità normale mi sembrava un contatto netto, più lo rivedo più mi sorgono i dubbi che il contatto sia stato davvero così reale da poter indurre il giocatore del Prato a cadere. Onestamente è difficile da giudicare. L'arbitro non era vicino ed era un po' impallato. Infatti il segnalino è intervenuto. Chiedo anche a Massimo Tahiti, era calcio di rigore Tahiti? Ma penso che da qua non si possa giudicare, sicuramente l'arbitro era sicuramente più vicino di noi, può darsi abbia
percepito nella giusta maniera quella che era la forza di questa spinta o meno, quindi se avessero dato rigore penso non ci sarebbe stato a gridare allo scandalo, come non c'è da gridare allo scandalo se il rigore non è stato dato. Intanto abbiamo visto un'altra opportunità per il Lentigione che poi ha confermato le proprie potenzialità con Barranca e salvataggio di Cecchi e la partita termina qua con il Lentigione che passa quindi alla Donelli di Montemurlo con appunto la vittoria per 1-0. Il Prato incappa nella prima sconfitta stagionale. Ci sono già gli sms, sono copiosi, allora Diletta dobbiamo stringere, andiamo subito a leggerne un paio poi andiamo in sala stampa, vai. Adesso la vedo dura vincere il campionato. Prato inguardabile, vittoria meritata del Lentigione. E su questo siamo perfettamente d'accordo, non c'è niente da eccepire, vai. E ora Masi continui sempre a difenderlo, il nostro caro allenatore Ciccio Esposito. Lo vogliamo capire che l'Aglianese quest'anno fa sul serio, quindi se vogliamo veramente salire di categoria dobbiamo assolutamente cambiare l'allenatore. Vabbè, queste sono decisioni che spettano quindi alla società, società che ha rinnovato la fiducia a Vincenzo Esposito. Andiamo alla Batte, c'è veramente un problema allenatore per il Prato? C'è un problema gioco nel Prato sicuramente. La partita vista mercoledì scorso ha evidenziato una cosa, secondo me, che il Prato fa fatica a fare gioco per come era stato perlomeno messo in campo e all'inizio, e quindi prediligeva, diciamo, questi lunghi lanci verso Ortolini, che era stretto fra due centrali, e quindi ne prendeva molte poche di palle. Il problema è che se giochi in quel modo lì, se te non fai, se velocemente non accorci dopo il lancio e lasci il centravanti col giocatore più vicino a 20-30 metri, è chiaro che sono tutte palle perse. Se invece scegli di giocare in quel modo, che è legittimo, per carità, però dopo il lancio della difesa vai subito a pressare la squadra avversaria e ti avvicini, giochi vicino al centravanti e puoi recuperare le cosiddette seconde palle, allora potrebbe essere anche un modo di giocare corretto. Così facendo la squadra era davvero troppo lunga. Diletta, ancora un paio di sms, visto che ci sono, poi andiamo a sentire l'allenatore del Lentigione Roberto Notari, che ovviamente era molto soddisfatto, vai. Non ci resta che vincere, si potrà seguire in streaming la partita Sasso Marconi. Salute l'appassionato. L'appassionato lo salutiamo, no, non è prevista nessuna diretta streaming della partita Sasso Marconi-Prato. Vi dico subito che non ci saranno nemmeno le immagini, perché Sasso Marconi non è organizzato per quanto riguarda le riprese delle gare casalinghe. Questo è il campionato di Serie D, prendere o lasciare, perché insomma ci stiamo abituando, però ci sono delle realtà che con il calcio professionista al quale era abituato il Prato sono veramente lontani anni luce. Diletta. Questo è un messaggio educato, forse non te l'aspetti. Per favore, cambiamo l'allenatore, non c'è gioco. Vabbè, questo ne prendiamo atto, però ripeto, nella gara con il Lentigione i problemi sono stati evidenziati, anche delle scelte che poi non si sono rivelate positive, tipo Minardi schierato esterno a destra, ha dato delle risposte. O Spinosa ghettizzato sulla fascia sinistra. Assolutamente, insomma, è venuto sicuramente male qualsiasi tipo di esperimento in questa gara con il Lentigione. Però, insomma, il Prato ha ancora tutta la possibilità di rimontare. Diletta. Buonasera, senza gioco e carattere non si va da nessuna parte. Ad Agliana hanno gioco e attributi, sono superiori. In più, dal mercato non arrivano giocatori importanti. Questa è una valutazione ovviamente del nostro amico l'ascolto alla visione. Il mercato ovviamente è cominciato soltanto diciamo ieri per quanto riguarda i professionisti. A questo punto il Prato, se vuol migliorare la propria rosa, bisogna vada a prendere un giocatore importante nel reparto offensivo, fatto salvo che ormai insomma mi sembra che per quanto riguarda Ortolini ci sia una sorta di bocciatura da parte della società laniera, in attesa ovviamente di trovare una sistemazione a questo attaccante che doveva essere l'alfiere di riferimento del Prato. Però i numeri, io parlo sempre di numeri, in questo momento bocciano Ortolini, che ha giocato 9 gare e ha realizzato soltanto un gol. Diletta. Per il mister Esposito sarebbe l'ora di provare Del Greco? Vabbè, Del Greco con classe 2002, che per il momento Esposito non ha deciso di mettere in campo. Il Prato gioca con il portiere del 2002, vale a dire Giacomo Pinetto. Ora, lanciare i giovani in questo momento mi sembra anche molto rischioso, perché non è assolutamente il momento ideale, però sicuramente Del Greco è uno di quei ragazzi che possono far assolutamente bene. Diletta. Andiamo poi un altro paio, poi andiamo in sala stampa, voglio sentire anche Massimo Tahiti, serriamo i tempi, vai. La rosa è di alto livello, il problema è l'allenatore. Vabbè, questo è un refrain, a questo punto possiamo sorvolare su questo tema, perché mi sembra che sia assolutamente il più gettonato.
Ti leggo l'ultimo che parla un po' di numeri. Esposito non ha mai vinto niente da allenatore, a Grosseto esonerato, all'Albino Leffe idem, a Ravenna idem, ha vinto solo a Prato nel 2000-2001 la Coppa Italia e nel 2001-2002 il campionato di Serie C2. Sono passati esattamente 19 anni, un'eternità. Vabbè, questi sono dati storici dei quali prendiamo atto, insomma basta aprire il curriculum di Vincenzo Esposito e questo dobbiamo aggiungere anche la vittoria di un campionato primavera con l'Inter e anche di un torneo di Viareggio con l'Inter, ma insomma era un Inter con Balotelli o Papa Martins, forse avrebbe vinto anche il nostro amico Andrea Labbate o Massimo Tahiti, però il curriculum è assolutamente di tutto rispetto per Vincenzo Esposito. Quello che evidenzia il nostro amico all'ascolto della visione, che ringrazio per il messaggio e anche per la dovizia di particolari, è che si sta parlando tutte di vittorie ormai datate insomma una ventina di anni fa. A questo punto andiamo a sentire Roberto Notari, le analisi del tecnico della formazione del Lentigione. Sentiamo. Sono molto contento perché i ragazzi se lo meritano, avevamo bisogno di riprenderci qualche punto perso nelle partite precedenti e oggi l'abbiamo fatto contro una squadra importantissima, ma soprattutto credo facendo una prestazione esemplare sia dal punto di vista della qualità che anche dal punto di vista dell'atteggiamento e del carattere. Un Lentigione che ha attaccato alto il Prato, nel primo tempo sistematica l'aggressione sul portatore di palla bianco-azzurro, non l'avete proprio fatto uscire dalla metà campo. Insomma, noi abbiamo un modo di giocare indipendentemente dall'avversario che cerchiamo di portare sempre qualche giocatore nella metà campo degli altri, cerchiamo quindi di stare alti col baricentro. Sapevamo le caratteristiche del Prato, che ha dei giocatori molto bravi nell'uno contro uno, molto bravi nelle palline attive, quindi con più li tieni lontani dall'area probabilmente è meglio. C'è andata bene, perché poi nel calcio vuole la fortuna che anche gli episodi vadano bene. Buon allenatore, bella squadra davvero, e Lentigione mi ha impressionato. Andrea Labbate può essere un aspirante alla vittoria del campionato? Vittoria del campionato credo di no, ma sicuramente nelle prime 4-5 posizioni ci può arrivare. Occhio a Piccinini, ragazzo giovane, già autore di 4-5 gol in campionato, un ragazzo in quota che penso presto troveremo nei professionisti. Assolutamente, classe 2001, è piaciuto molto anche classe 2002, questo sì. Jamal Young, esterno di sinistra. Tutta la difesa ha giocato molto bene. Poi insomma Sant Mohamed, un altro 2002, insomma Lentigione ha veramente di ragazzi giovani molto 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 interessanti. Par condicio, adesso vado in sala stampa, sentiamo Matteo Boccaccini per quanto riguarda il Prato, difensore, giornataccia per tutta la difesa del Prato, sentiamo. Un Prato brutto oggi. Molto brutto, soprattutto primo tempo, penso non ci sia niente da commentare, brutta partita, brutto approccio, non siamo stati squadra e poi secondo tempo un po' all'arrembato, diciamo così, una prova d'orgoglio per cercare di riprenderla. Cos'è mancato? Penso, come ho detto prima, l'approccio, non lo so, perdevamo tutti i contrasti, tutte le seconde palle, quindi penso sia un problema d'approccio. L'Aglianese adesso è a più 6, comincia a farsi importante il gap rispetto alla formazione leader in classifica. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, prima risolviamo i problemi in casa nostra, troviamo la continuità e poi quando ci sarà da guardare davanti, guarderemo davanti. Siete entrati negli spogliatoi dopo questa sconfitta, la prima cosa che vi siete detta? Testa alta, eravamo tutti con la testa bassa e giustamente ci siamo detti a testa alta può capitare e bisogna continuare a lavorare e farlo bene. E quindi il Prato sconfitto dal Lentigione, Massimo Tahiti, questo girone tosco-emiliano, insomma mi sembra abbia delle insidie non da poco, perché sono tutte delle buonissime squadre, al di là della corazzata aglianese. Tuo pensiero in merito? Ma io penso che anche l'altro girone delle Toscane sia un girone forte. Sicuramente il campionato di Serie D è un campionato molto particolare perché siamo al limite del dilettantismo e a volte non troviamo neanche il dilettantismo in questo campionato purtroppo. Quindi sicuramente ogni partita ha una storia a sé, questa partita qua sicuramente non ha visto il miglior Prato, c'erano anche tante assenze, poi penso che sia difficile, è difficile per tutti perché tutti sono nelle stesse situazioni, però giocare così
una volta, due partite come abbiamo giocato ora, come ha giocato il Prato, ma anche le altre squadre hanno giocato due partite in due mesi. Io penso sia molto difficile. A volte c'è chi reagisce come squadra in una maniera, altre volte in negativo, come ha reagito in questa occasione il Prato, e come mi sembra, mi si permette di dire, anche nella partita precedente il Prato non è che avesse dato il massimo, poi alla fine fu raggiunto all'ultimo, negli ultimi minuti, ma è una costante, mi sembra, un po' di questa squadra. L'anno scorso il Prato ha perso il campionato prendendo un gol da Abraham 96esimo. Se non aveva preso quel gol il Prato oggi in Serie C, certo. Quindi pensiamoci un attimino. Purtroppo, come ha detto bene l'allenatore Lentigione, il calcio e tutti gli sport sono fatti di episodi, a volte ti vanno bene, altre volte ti vanno male. Al Prato è un po' di tempo, purtroppo, che questi episodi vanno sempre in negativo. In ogni modo, il campionato è lungo, sono state giocate neppure un terzo di partite, neanche un terzo del girone d'andata. Se il campionato verrà portato a termine nella sua interezza, penso che il Prato abbia tutte le possibilità, abbia tutte le occasioni per poter recuperare 6 punti, anche perché non dimentichiamoci, sono ancora 2 scontri diretti da fare, quindi rimbocchiamoci le maniche. Penso che la società abbia palle e polvere per risolvere questi problemi, che non sono sicuramente problemi da poco, ma io penso che ci sia la struttura necessaria per poter affrontare anche problematiche di questo genere. Dirette ancora SMS se ci sono, poi ovviamente guardiamo anche al prossimo turno perché mercoledì si torna in campo, vai. Guardiamo anche quanti assenti avevamo e che assenti. Eh sì, questo no, assolutamente non ci sono dubbi, come gli ha sciorinati il nostro Labate, le ricordiamo, Tomi, Gentili, soltanto per quanto riguarda il reparto difensivo, Giampà, poi ovviamente giocatori anche Tavano importanti, Tavano, Cellini, insomma. Ne è arrivato Falchini. Insomma, non è cosa da poco. Però ricordatevi, nel calcio gli assenti hanno sempre torto, e se si vuole vincere un campionato bisogna avere una rosa ampia, anche quando si ha una rosa con diversi elementi che sono sopra i 35, allora bisogna tener conto che non possono ovviamente giocare tutte le partite. Questo è naturale e chiaro, questo credo che sia un altro elemento sul quale riflette. Diletta, allora 3 veramente SMS, poi andiamo a vedere il prossimo turno. Masi, ora non difendere Esposito, anche i numeri lo certificano. Vabbè, insomma, io non difendo assolutamente nessuno, cerco di fare il mio lavoro con professionalità, insomma. Solito refrain, Masi lo difende e lui non viene a fare l'intervista. Un bel riconoscimento. Vabbè, questo è, non è che non è venuto a fare l'intervista. Noi attendiamo sempre 40 minuti dal termine della gara. Lo abbiamo sempre fatto con grande professionalità. Attendiamo che ovviamente i protagonisti vengano a parlare al microfono per 40 minuti. Dopo 40 minuti lasciamo ovviamente lo stadio per poter essere in grado di montare i servizi per il nostro lavoro. Evidentemente anche in questo caso Esposito era impegnato in qualche altro tipo di attività e ha preferito quindi presentarsi più tardi in sala stampa. Questo ovviamente è una sua legittima possibilità. Allo stesso tempo noi attendiamo il tot numero di minuti che ci è consentito per poter svolgere il nostro lavoro. Siamo professionisti, ognuno fa il suo lavoro come crede. Così non si va lontano, si ha l'impressione che i giocatori quando vengono intervistati parlino ancora come se fossero la squadra da battere. Questo è controproducente perché mentre veniamo affrontati dagli avversari con il massimo impegno, noi si entra in campo molli e si va in confusione quando ci si accorge che gli altri non sono inferiori. Di essere più forti va dimostrato sul campo, rimboccarsi le maniche e idee più chiare per favore, non abbiamo ancora un gioco. Questa è una considerazione molto molto profonda del nostro amico all'ascolto, vedi, perché abbiamo dei telespettatori molto educati sotto questo punto e competenti. Di vista. E competenti, sì, gli facciamo i complimenti. Allora, vediamo il programma del prossimo turno, mercoledì, quindi il giorno di Befana, con il nostro Paolo Innocenti in regia, il nostro Messi in regia che saluto. Vediamo quello che propone il menù, poi ci sono tanti altri SMS, la Diletta poi ce li legge. La Diletta, andiamo a leggere intanto il programma di mercoledì prossimo, vai! Correggese Seravezza, Givi Borgo Forlì, Lentigione Bagnolese, Mezzolara Pro Livorno, Progresso Bologna Aglianese, Real Forte Querceta Marignanese, Rimini Fiorenzuola, San Maurese Corticella, Sasso Marconi Prato.
Allora, questo è il programma, la partita Sassuolo-Marconi-Prato non sarà in diretta streaming, sarà in diretta streaming invece la partita tra il Progresso Bologna e l'Aglianese. Le ultimissime in casa del Prato, ecco, così diamo anche queste indicazioni. La partita Sassuolo-Marconi-Prato è a forte rischio, perché? Perché Sassuolo-Marconi ha già fatto i tamponi ed è tutto regolare, quindi Sassuolo-Marconi c'è. Il Prato invece ancora non ha effettuato i tamponi perché ovviamente la società incaricata della Lega di fare i famosi tamponi non si è ancora presentata a Prato, si presenterà domani alle ore 13. Quindi se i tamponi andranno bene il Prato scenderà in campo, se ci saranno invece più di 4 positivi il Prato potrebbe anche decidere, non avendo il tempo di fare i molecolari perché ovviamente si gioca il giorno successivo, di chiedere il rinvio della gara. Quindi Andrea Labate, ad oggi direi che la partita è fortemente al rischio, visto anche che questi test fatti da questa società, test veloci, spesso portano ad avere 3, 4, 5 positività che poi vengano, per fortuna, incrociando le dita, negativizzate dal test molecolare. Quindi siamo fortemente al rischio. Sì, purtroppo il fatto di non riuscire a fare i tamponi nelle 48 ore precedenti al match complica il tutto, perché alla fine questa soluzione che è stata trovata non sempre viene applicata, perché chiaramente, come hai detto te, se viene fatto il tampone il giorno prima non c'è poi il tempo di fare la verifica con i tamponi molecolari, che invece sono maggiormente affidabili, che sono quelli che danno la sentenza definitiva. Quindi vedremo, ovviamente domani, dopo torno alle 14, sapremo se il Prato gioca o meno, però ad ora la partita è fortemente a rischio. Situazioni, non ci sarà Giampai indisponibile, non ci sarà Tomi indisponibile, non ci sarà Gentili indisponibile, non ci sarà Cellini indisponibile, tornerà invece Falchini e dovrebbe essere convocato anche Tavano, che par aver effettuato un recupero lampo, se sarà disponibile almeno per quanto riguarda la panchina. Questa è la situazione per quanto riguarda diciamo il Prato, situazione infortunati. Diletta, andiamo a leggere gli ultimi 3-4 sms, poi chiudiamo la parte che riguarda il Prato, andiamo al girone e poi ovviamente la seconda parte approfondiremo il discorso che riguarda il Comitato Regionale Toscano. Vai! Con un reparto di attaccanti ultra trentenni a mezzo servizio non si andrà da nessuna parte. Questo la società adesso ha la possibilità di intervenire sul mercato, sicuramente se partirà Ortolini arriverà un altro attaccante. Abbiamo la miglior rosa del girone, quindi sul mercato dobbiamo andare solo per cambiare l'allenatore e non dite che è solo una mia opinione. Vabbè, questa è chiaramente una presa di posizione, mi sembra che il capo espiatorio ci sia. La rosa è di assoluto valore, a questo punto vedremo le decisioni della società. Diletta, allora leggiamo l'ultimo veramente, oppure facciamo un condensato se ce n'è più di uno che riguarda il Prato, poi andiamo al gironeo da vedere ovviamente i risultati, andiamo a vedere la partita del Montevarchi, vai. Tocca fondi, può prendere anche Messi, non il vostro, è quello vero, tanto se non cambia l'allenatore non vince niente. Vabbè, è il nostro Messi in regia, Paolo Innocenti. Ovviamente. Noi ce lo teniamo stretto. Noi ce lo teniamo stretto, non credo rientri nei piani della famiglia Toccafondi prendere Messi, insomma, direi questo. Vabbè, c'è qualcuno che si diverte a scherzare, vai. La semplice verità è che l'Aglianese è stata costruita meglio. Aglianese che adesso ha 6 punti di vantaggio sul Prato. C'è Massimo Tahiti, chiedo veramente uno sforzo di sintesi, un minuto, le ultimissime riguardo la questione stadio, perché qui si fa un gran ragionare, Prato che deve vincere il campionato, Prato che ha tutti gli obiettivi, però se il Prato dovesse vincere il campionato l'anno prossimo, Massimo Tahiti, il Prato dove andrà a giocare? Ma io mi riporto a quelle che sono state le dichiarazioni del sindaco e dell'assessore allo sport quando si è cominciato a parlare di intitolazione dello stadio a Paolo Rossi, che poi mi sembra che sia tramontata, si diceva che allo stadio si dovrebbero fare dei lavori che sono lavori minimali per poterlo portare nella situazione di giocarci partite di Serie D. Mi sembra di ricordare, correggetemi se sbaglio, ma che sia stato detto anche che questi lavori sarebbero iniziati all'inizio dell'anno per terminare nel giro di poche settimane. Erano lavori, sempre rispetto a quello che ho letto io e che mi sembra non sia stato contraddetto da nessuno, solo di rifacimento delle tribune, di rifacimento degli spogliatoi e del campo, del manto erboso. Quindi io penso che se lo stadio venisse riportato a norma e avesse l'agibilità, io penso che l'intenzione dell'amministrazione comunale, mi sembra di aver capito, che sia quello di
affittarlo così come veniva affittato negli anni 70 o negli anni 80. Quindi tutte le società possono fare una semplice richiesta e richiedere l'affitto del campo. Mi sembra che sia stata fissata anche la diaria, cioè mi sembra 70 euro l'ora, una cifra del genere. Quindi chiunque può giocare con 250-300 euro, può disputare la sua partita. E ovviamente penso il Prato, nel momento in cui lo stadio sarà a norma, perché il mio punto di domanda è che in questa città, dopo 3 anni che lo stadio è chiuso, e stadio è una parola grossa che riempie la bocca, ma qui si parla di tutto, fuorché di uno stadio, ma di un campo. Parliamo di campo sportivo. Di campo sportivo, io penso che in qualsiasi altra città non sarebbe successo una cosa del genere. Si dice che questa città ha una vocazione sportiva, però è 3 anni che lo stadio o il campo sportivo è chiuso e nessuno ha mosso una foglia. Sono stati fatti 2 bandi deserti, come era scontato che andassero deserti. Il campo penso che abbia una manutenzione minima, ma penso sia già questa una parola grossa, dire manutenzione minima. Io penso che sia stato molto disinteresse da parte dell'amministrazione. Penso non ci sia stata neanche una porta semiaperta da parte del Calcio Prato. Io penso che il sindaco di una grande città come Prato e l'amministratore di una grande società come è Paolo Toccafondi debbano mettere da parte un po' delle ormai polemiche stucchevoli, perché ormai penso che i pratesi siano rotti le scatole di questa situazione, sia da parte della pubblica amministrazione che da parte del Prato. Mettiamoci una pietra sopra, usciamo da questa situazione in cui non ci deve essere un vinto e un vincitore, tiriamo una riga e rincominciamo un po' a parlare di gioco del calcio, insomma, perché ormai sia il sindaco che Toccafondi penso sia venuto a noi a questa città con questa polemica, non ha portato frutti, ma ha creato solo una vittima, anzi 2 vittime, una è il calcio e la seconda sono i pratesi che ancora vanno, quando possono, numerosi a vedere giocare il calcio. Penso di condividere tutte le parole di Massimo Taiti, che ha sintetizzato veramente quella della situazione, quindi veramente da una parte Paolo Toccafondi, dall'altra Matteo Biffoni, per cercare di trovare una sintesi e chiudere questa parentesi e ripartire per il Prato, per i pratesi, per tutti gli sportivi. Diletta. Ci sono delle domande per Massimo. Come si fa a sostenere la candidatura di Sibiglia presidente della Lega Nazionale Dilettanti dopo i disastri che ha fatto? Io penso che la candidatura di Sibiglia sia scontata, perché non ci sono altri candidati, quindi poteva essere solo il nome di Sibiglia quello che tutti i comitati regionali hanno supportato. Non c'è una controprova, perché non c'era nessun candidato, quindi penso sia stata una scelta obbligata, anche se penso che Sibiglia qualcosa abbia fatto di importante, poi trovare tutti che vadano d'accordo è difficile, però trovatemi un candidato alternativo e se ne potrà discutere. A questo punto vediamo quello che è successo nel girone E. Diletta, so che ti stanno inondando di sms, però dobbiamo seguire la scaletta, sennò il nostro Messi in regia, che addirittura vorrebbero ingaggiare al Prato, ci bacchetta. Allora, poi girone E con i risultati, qui è semplice semplice. Trestina che batte il Montevarchi per 2-1. Vediamo anche la classifica. Al primo posto con 16 punti Cannara e Siena, Trastevere e Tiferno Lerchi 15, 14 punti per Follonica Gavorrano e Foligno. Chiude la classifica a 8 punti la Pianese, il San Donato Tavernelli a 6 e lo Scandicci a quota 4 punti. Quindi Cannara e Siena, Cannara ovviamente è una partita in più rispetto al Siena, che è potenzialmente il nuovo capolista del girone. Andiamo a vedere quello che è successo sul campo di Trestina, dove l'Aquila Montevarchi incappa nella terza sconfitta consecutiva. Via gli highlights di questa gara, qua il Montevarchi si fa un po' male da solo, mi sembra, Andrea Labate, perché insomma gioca una buona gara la formazione di Roberto Malotti. Il resto non aveva giocato male nemmeno a Foligno il Montevarchi, però è uscita questa doppia trasferta umbra con 0 punti ed è un peccato, perché le ambizioni di alta classifica, che pure non erano obbligate per la formazione rossoblu, vengono un po' ridimensionate, e a Trestina ovviamente c'è un po' da mangiarsi le mani, perché la formazione di Malotti ha sprecato e ha fatto degli errori individuali che hanno poi inficiato di fatto il risultato positivo nel finale. E mercoledì il Montevarchi ospita al Brilli Peri il Trastevere, e quindi insomma una delle big del campionato, quindi sarà un esame importante. Trastevere che, fra l'altro, vi do una velocissima notizia di mercato, è vicinissima
all'ingaggio di Roberti, che i più attenti se lo ricorderanno l'anno scorso con la maglia del Monterosi, e quest'anno ha giocato la prima parte della stagione in Sardegna nel Latte Dolce segnando 3 gol in 8 partite. Ecco, se il Trastevere davvero riesce a ingaggiare Roberti, fa un salto di qualità, quel salto di qualità che fra l'altro mister Davitti dello Scandicci lunedì scorso proprio in questa trasmissione disse che al Trastevere mancava una punta di livello, ecco che Roberti potrebbe esserlo. Tornando alla partita Ho visto intanto il gol di Essussi, che non ha risultato dopo i 4 anni passati in rossoblu. Malotti espulso per proteste. E poi questo è il secondo tempo giocato su un campo molto pesante, fra l'altro con il Montevarchi che ha 2 o 3, questa occasione clamorosa con Frugoli che colpisce in pieno la traversa, poi un'altra occasione sempre su calcio piazzato. Avrebbe meritato il pareggio, dai. Assolutamente, anche perché se guardate poi l'occasione con quale il Trestina raddoppia, davvero sì che c'è da mangiarsi le mani, perché è un regalo bello e buono del portiere, eccolo qua, vedete l'infortunio con la palla che gli scivola di mano, ovviamente bagnata, e il gol del 2-0 a 7-8 minuti alla 83esimo, fine. 83esimo, il gol è di Benedetti. Benedetti che era appena entrato, sì. Ciononostante il Montevarchi ha comunque la forza di buttarsi in avanti, questo è il gol del 2-1. Grandissimo gol, Un bel gol davvero del terzino Martinelli, un gol dell'ex anche questo, come quello di Essussi fra l'altro. E nel finale poi viene espulso il capitano del Trestina Gori, che va a falciare un giocatore del Montevarchi. Su quella punizione Montevarchi avrà un'altra occasione, ed è il 96esimo minuto di gioco della partita. Eccola qui l'altra occasione, una palla che sfila su tutto lo specchio della porta e non riesce nessun giocatore del Montevarchi a toccarla per buttarla dentro. Quindi sicuramente rimpianti per il Montevarchi. Mamma che mia, si è sconfitto da Trestina. Come l'avrà presa Roberto Malotti? Espulso e beffato così al 97. Io ho una voglia matta di sentire l'intervista a fine gara, perché insomma Malotti avrà ben d'onde di essere rammaricato. Sentiamo Malotti. La squadra ci ha sempre creduto fino alla fine. È chiaro che ora c'è stato un infortunio sui secondo gol, che può succedere, ragazzo giovane, può fare un errore, ci mancherebbe, non si colpevolizza certo lui. Dispiace, c'è amarezza, perché come è successo domenica, anche oggi la squadra in campo non ha demeritato, chiaramente non è la squadra. È normale, dopo 70 giorni e la squadra si ritrova, è normale o non abbia la freschezza fisica che aveva 2 mesi fa, questo un po' si paga, perché siamo una squadra che gioca su quello, in delle circostanze non siamo stati lucidi, perché altri, insomma, potevamo fare in fase realizzativa qualcosa di più. Montevarchi insomma sconfitto immeritatamente, diciamolo, sul campo del Trestina. Allora si torna qua in campo mercoledì, turno ovviamente nel giorno di Befana. Vediamo la grafica con il nostro Paolo Innocenti in regia per capire quelle che saranno le gare che andranno in scena. All'inizio alle ore 14.30, Diletta. Montevarchi Trastevere, Cannara Flaminia, Follonica Gavorrano Sina Lunghese, Grassina Tiferno Lerchi, Badesse Siena, Monte Spaccato Stiamare, San Donato Pianese, Scandicci San Giovannese e Trestina Foligno. Due notizie: ad ora non sono state segnalate nessuna gara rinviata, salvo ovviamente anche qua il buon svolgimento dei tamponi, e poi c'è questo match tra le Badesse e il Siena che ha un sapore davvero interessante. Beh, c'è diversi di match interessanti, anche San Donato Pianese, col San Donato che dal 18 ottobre non gioca una partita, ne dovrà giocare 31 in 5 mesi per rimettersi in pari, quindi avrà da fare fatto i conti la BA, 31 almeno gare in 5 mesi, ci picchia. Sì, ha giocato solo 3 partite, quindi si fa veloce a fare i conti. Bene, prima di andare in pubblicità andiamo con la Diletta, esauriamo tutto il pacchetto degli sms che sono arrivati, leggiamone 3-4, poi pubblicità e poi alla ripresa ovviamente Paolo Mangini per entrare nel vivo per quanto riguarda appunto l'assemblea elettiva del Comitato Regionale Toscano. Vai. Quindi allo stadio di Prato ci giocherà sia il Prato 2000 che la Ciprato? Beh, questa la risposta è semplice: giocherà chi farà richiesta e pagherà l'affitto. Mi sembra le parole di Massimo Teti siano abbastanza semplici. Quindi chi richiederà, ci può giocare anche l'abate, cioè la squadra, cioè basta che paghi l'affitto e fa la richiesta, mi sembra molto semplice. Vai.
Per l'eccellenza sappiamo qualcosa? Riprenderà? Se ne parla dopo, state lì perché poi affrontiamo questa tematica subito dopo la pubblicità. Quindi noi ci fermiamo, andiamo pubblicità, appena rientriamo abbiamo 25 minuti a disposizione per tutte le domande che riguardano il campionato d'eccellenza, promozione, prima, seconda, terza e tutto il calcio giovanile. Scatenate perché avremo Paolo Mangini e Massimo Taiti. Noi più di così non potevamo fare. Pubblicità e torniamo, state lì. Ripartiamo a tutto gas e allora andiamo a salutare il presidente del Comitato Regionale Toscano, Paolo Mangini. Buonasera presidente, benvenuto. Buonasera a tutti voi. Ciao Paolo. E ovviamente... Ciao Massimo, ciao. Ciao, ciao. E ovviamente Paolo, gli facciamo gli auguri di un buonissimo anno. Allora, cominciamo perché chiaramente sabato c'è l'assemblea elettiva al Mandela Forum con Paolo Mangini, unico candidato alla presidenza per il secondo mandato del Comitato Regionale Toscano. Noi abbiamo realizzato un servizio per cercare di capire di cosa stiamo parlando. Allora andiamoci a vedere questo servizio introduttivo e ovviamente poi parliamo con Taiti e Mangini. Via! Non ce ne vogliano i Jalis, ma dopo tanti proclami e aver stuzzicato l'opinione pubblica, Calcio in Rete, il movimento online capitanato da Fabio Giorgetti, non è stato in grado di proporre un proprio candidato da contrapporre a Paolo Mangini. Le sollecitazioni sono state tante, ma Calcio in Rete non ha avuto la forza, o forse non ha avuto la volontà, di proporsi come alternativa alla gestione di Paolo Mangini. Le due anime del Comitato Regionale Toscano si sono incontrate e hanno trovato un accordo preelettorale che consentirà a Paolo Mangini di essere l'unico candidato alla presidenza del Comitato Regionale Toscano e quindi sarà confermato nella stanza dei bottoni del calcio dilettantistico giovanile della nostra regione. L'avventura di Paolo Mangini era iniziata 4 anni fa, raccogliendo il testimone del compianto Fabio Bresci. Le prospettive del primo mandato del neo presidente sono racchiuse in questa intervista ripescata nel nostro archivio datata dicembre 2016. Gli obiettivi sono quelli di, appunto, come dicevo, di continuare l'opera e il progetto che il comitato ha fatto in questi anni. Vorrei implementare semmai la parte formativa già fatta da chi mi ha preceduto con i tanti corsi per i dirigenti, ma mi piacerebbe anche, rimanendo sempre in quell'ottica, fare formazione anche per figure specifiche delle società, come quella per esempio del segretario. Adesso si riparte con alle spalle tanta esperienza maturata dalle vicissitudini venutesi a creare in questi primi 4 anni di reggenza. Il caso Calcio Combin che ha stravolto a tavolino i campionati e poi l'emergenza Covid che ha fermato e messo a dura prova tutto il movimento. Tutte prove durissime che il presidente Paolo Mangini ha saputo affrontare e risolvere con lungimiranza e trasparenza. Avanti con Mangini, che sarà rieletto sabato prossimo 9 gennaio al Nelson Mandela Forum di Firenze. Non avrà avversari da battere, avrà un'unica possibile avversità da superare, il raggiungimento del quorum. La mancanza di confronto e le restrizioni legate al Covid potrebbero portare diverse società a non presentarsi e questo potrebbe diventare un problema. Ma sono quisquiglie. Buon secondo mandato, presidente Paolo Mangini. Allora, presidente Mangini, pronto per il secondo mandato? La domanda è: ti manca però un concorrente, insomma, candidato unico? Spesso in democrazia avere qualcuno con cui dibattere è sempre positivo, o sbaglio? Ma la democrazia è bella sia perché ci possono essere concorrenti, ma anche perché c'è un'adesione verso un gruppo che ha ovviamente lavorato secondo me molto bene in questi 4 anni, i risultati
che io ho pubblicato insieme al consiglio direttivo in un report mandato a tutte le società, credo stiano a dimostrarlo. Quindi la democrazia è bella anche perché le persone possono scegliere di riconfermare la fiducia a quelli che mi hanno in qualche modo guidati nei 4 anni. Quindi io non è che mi manca, io ho piacere che ci sia stata questa convergenza. Noi abbiamo avuto molti attestati di stima, soprattutto nell'ultimo anno, ma anche negli anni precedenti. Quindi credo che sia, come dire, doveroso da parte nostra raccogliere questi attestati di stima, che ci portano ad avere ovviamente una responsabilità ancora maggiore, perché il prossimo quadriennio non sarà un quadriennio semplice, e direi sarà un quadriennio, spero semplice, ma sicuramente all'inizio avrà qualche problematica e qualche criticità. Però questo, diciamo, questo nostro impegno lo dobbiamo appunto dimostrare anche in questo periodo così difficile, come l'abbiamo credo dimostrato negli ultimi 10 mesi. Siamo reduci e ora siamo tuttora nella seconda fase, nella seconda pandemia, con grandissima difficoltà, forse maggiore anche rispetto a quella precedente. Quindi la nostra, diciamo, capacità, insieme a tutto il movimento, perché il fatto di avere un unico candidato e un unico gruppo dirigente vuol dire anche in qualche modo tenere insieme unito un movimento che solamente stando unito, solamente diciamo così, ascoltando anche i contributi, come è stato fatto in questi ultimi mesi, di tutti, può uscire, sperando appunto che il Covid ci dia anche una mano, uscire da questa situazione così critica e così, diciamo, brutta per tantissime società. Adesso sentiremo, abbiamo tantissimi sms, quindi chiedo a tutti la sintesi, cerchiamo insomma di utilizzare al meglio questi 20 minuti. Massimo Taiti, ti aspettavi un candidato di Calcio in Rete? Ti ha sorpreso questa convergenza verso Paolo Mangini, dopo ovviamente tutte le varie interpellanze che sono state fatte da questo movimento nato proprio durante il lockdown? Ma io penso che gli amici di Calcio in Rete abbiano dimostrato una grande maturità. Si vede che vengono dalle società, sanno quelli che sono i problemi della società, e aver dimostrato in un momento così difficile, anzi difficilissimo, come questo per il calcio, per lo sport tutto, ma per tutto, per tutta l'Italia, una grande maturità, un'unità di intenti. Dividersi ora sarebbe stata la peggior soluzione. Siamo stati, sono stati, ma io dico siamo stati tutti bravi nel stare assieme. Si sono resi conto, come questo comitato, io mi sono andato a risentire tutte le interviste sia di Giorgetti, di Bosi, di Bellosi, ma mai è stata spesa una parola di critica in tutti questi mesi nei confronti del comitato. Sempre a supporto. Bisogna darne atto, perché questi ragazzi sono stati bravi, hanno creato una chat a cui hanno partecipato tante società, ma io penso sia un fatto positivo. Il fatto poi che non abbiano proposto un loro candidato presidente o un loro candidato consigliere, questo dice tutta della maturità di questi dirigenti. Sono stati bravi perché si sono resi conto che dividersi adesso sarebbe stato negativo per tutto il movimento. Facciamo il giro con il nostro Andrea Labbate, in sintesi quindi secondo mandato di Paolo Mangini, te l'aspettavi unico candidato dopo quello che ovviamente ha espresso anche la crisi legata al lockdown, poi sentiamo ovviamente gli sms da casa. Beh, me l'aspettavo sì, perché tradizionalmente la Toscana è sempre stata molto compatta dal 90, dal movimento dilettanti in poi. E c'è sempre stata molta compattezza nei confronti dei dirigenti federali, c'è sempre stata molta empatia, per così dire, dalle società con i dirigenti del Comitato Regionale Toscano. Ti faccio soltanto una piccola parentesi, mi sembra doverosa, perché voglio salutare e ricordare un consigliere che invece non sarà più presente nel Comitato Regionale Toscano da sabato in poi, perché ha rassegnato, non si è ripresentato, e vale dire Vasco Brogi, una persona che ha fatto la storia del calcio dilettantistico della nostra regione, prima da dirigente di società e poi da consigliere fidatissimo di Fabio Bresci e vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscana a lungo, persona che anche a me personalmente ha insegnato tanto, con il quale ho collaborato e al quale mando davvero un affetto
affettuosissimo saluto e un abbraccio, perché se lo merita, davvero una persona d'oro. Detto questo, un po' d'alternanza secondo me non farebbe poi male in assoluto, perché come hai detto te, in democrazia ogni tanto un po' d'alternanza può aiutare e spingere gli attori a fare meglio. Il fatto che venga confermato Paolo Mangini vuol dire che evidentemente le società sono soddisfatte di quello che ha fatto, questo è un dato di fatto. Qualcosina si può sicuramente migliorare, come per esempio il peso politico della Toscana a Roma, sicuramente è una cosa su cui questo Comitato Regionale Toscano deve lavorare, perché i risultati negli ultimi anni non sono stati particolarmente felici. E mi permetto poi anche di riagganciarmi a quell'SMS precedente sul sostegno a Sibilia, che io personalmente non condivido minimamente. È vero che non c'è un'alternativa, ma perché non è stata voluta creare un'alternativa, e sostenere Sibilia, che fra l'altro per legge non può essere presidente della Lega Nazionale Dilettanti perché è anche deputato, diciamo qualche dubbio ce l'ho, anche perché nell'ultimo anno secondo me i disastri che ha fatto a livello nazionale la Lega Nazionale Dilettanti, ne abbiamo parlato più volte in questa trasmissione, sono un po' sotto gli occhi di tutti. Allora, di SMS da casa, prima dell'SMS chiedo in 10 secondi a Massimo Taiti, c'è veramente il rischio di non raggiungere il quorum sabato? No, io, è una paura, perché ovviamente purtroppo tutte le mattine quando ci alziamo abbiamo paura di quello che potrebbero succedere nelle ore successive, ma io spero di no, perché la maturità che le società hanno dimostrato fino adesso sarà la stessa maturità che dimostreranno nel venire o di delegare altre società al Mandela Forum. Sicuramente non sono giorni facili, però... Se fosse zona rossa si farebbe ugualmente, certo, l'assemblea? Certo. E ci sarebbe il giustificato motivo per partecipare? Certo, non è un problema di colore. Okay. No, attraverso le deleghe secondo me il problema non sussiste. Bene, no. SMS ce ne sono almeno una decina, quindi Diletta vai, così riconvolgiamo anche il presidente Mangini. Cosa avete concesso a Calcio in Rete per trovare un accordo preelettorale? Sentiamo Paolo Mangini, avete concesso qualcosa a Calcio in Rete, presidente? Chiedono da casa. Dunque, io volevo riallacciarmi a quello che diceva Massimo prima. Calcio in Rete è un'esperienza fatta da molti presidenti, di cui io conosco ormai da molti anni, con cui ho avuto anche grandi rapporti. Quindi Calcio in Rete non si è mai posta contro il comitato, quindi anzi è stata a sostegno del comitato, come più volte è stato in qualche modo dichiarato dai loro esponenti, quindi a sostegno del comitato. Quindi la nostra attenzione verso questi presidenti, questo gruppo, come verso altri gruppi che si sono formati in altre province, è un'attenzione che mi sembra doverosa ed una che ha portato a un confronto come nei confronti degli altri gruppi, di un confronto dialettico che non ha bisogno appunto di trovare accordi elettorali, un confronto dialettico che ha recepito anche alcuni contributi di idee che sono stati formulati anche nel loro programma. Tutto qua. Perfetto, quindi nessuna concessione in sintesi. Questa è la risposta di Paolo Mangini. Diletta ancora SMS da casa, leggiamo in un paio perché sono davvero interessanti. Vai. Presidente, se i campionati non riprendessero, sarà neutralizzata la stagione? Questa è la prima domanda, entriamo nel vivo. Sentiamo Massimo Taiti, poi sentiamo anche Paolo Mangini. C'è veramente il rischio che non si ricominci dall'eccellenza in giù, sì o no? Ma io penso, poi lo dirà il presidente, ma non sta a noi decidere quando si rincomincia. Sicuramente aspettiamo il prossimo DPCM che verrà ora, questione di giorni, il 15 di gennaio scade quello precedente, verrà quello nuovo, vediamo cosa dicono, però di fatto la voglia da parte di tutti noi sarebbe quella di rincominciare, ovviamente, però bisogna ricominciare in una situazione di sicurezza, e oggi come oggi mi sembra le scuole ancora non si sa se domani l'altro riaprono. I teatri sono chiusi, le palestre sono chiuse, le piscine sono chiuse. Io penso sia molto difficile ricominciare in sicurezza come prevede la normativa e come dovrebbero prevedere i protocolli attuativi. Facciamo un giochino, però voglio delle percentuali. 80 non si ricomincia, 20 si ricomincia? 90 non si incomincia, 10 si ricomincia.
Quindi 90% no, 10%. Questa è la mia impressione. Certo, stiamo parlando di, ovviamente, perché nessuno può dare una risposta certa a questa situazione. Esatto. Allora, Paolo Mangini, se non si dovesse ricominciare, questa è la domanda, neutralizziamo la stagione? Ma ovviamente questa decisione, come fu presa l'anno scorso, non può prenderla il comitato regionale, su questo non c'è dubbio. Il fatto di sospendere o di chiudere l'attività è una decisione che prende la Lega Nazionale Dilettanti, anche tra l'altro all'interno della dialettica con il Consiglio Federale. Quindi noi non la possiamo prendere. È chiaro che io nutro dei dubbi, soprattutto legati alla sicurezza. Quindi sei sulla linea di Massimo Taiti, 90%. No, come lo dirò sabato. Certo, il problema è non possiamo iniziare nuovamente il campionato se non ci sono i margini, perlomeno minimi medi di sicurezza. E questo ora non ci sono. Quindi anche secondo te 90% no, 10% sì? Ma guarda, ora io non vorrei espormi in percentuale, sicuramente la vedo molto difficile, ecco, questo sì, questo eventualmente sì, però io rimango a quello che ho detto, in tutta questa ipotesi, il decreto, se c'è, se non c'è, c'è una certezza, che è quella che noi rinizieremo eventualmente a giocare solo se ci saranno le condizioni di sicurezza e organizzative. Certo, e al momento queste non ci sono. Allora, diretta ancora SMS, leggiamone tre, poi voglio sentire anche la chiosa di Labate e poi proseguiamo questa discussione, anche se insomma mi sembra che stiano emergendo elementi davvero interessanti. Le risposte che ci chiedete voi da casa stanno arrivando, la situazione è davvero delicata. Diletta. Mangini, sostiene Sibilia, ma a Roma non avete peso. Avevi annunciato il blocco delle quote e hai dovuto rimangiarti tutto. La Sinalonghese è stata penalizzata dalle nuove regole di ripescaggio. Sulla questione calcio combin ci hanno preso a sberle da Roma. Ma di cosa stiamo parlando? Presidente Mangini, cosa vuoi replicare a questo nostro amico un po' critico, Molto critico. Sì, un po' critico, ma però sulle quote che noi avevamo proposto insieme ad altri comitati, l'ho detto in altre occasioni, sicuramente non c'è stata una decisione presa, diciamo così, da ultimo, da cambiando alcuni comitati hanno cambiato idea rispetto a quello che era, diciamo, la linea iniziale di quella famosa riunione. Quindi su questo possiamo anche dire di non aver portato a casa il risultato, però. E questo lo voglio dire chiaro e tondo, non l'avrei voluto dire se non ci fosse stata questa diciamo domanda. Noi abbiamo portato a casa molte altre cose che forse qualcuno si scorda. Io posso iniziare a elencarle. La prima è stata quella di portare a casa il consigliere federale dopo Fabio Bresci, e non era facile, anzi è stato molto difficile. E tornare poi a un periodo più vicino è stata l'area 100, e soprattutto io e un altro mio collega a fare in modo che sia i dilettanti che il settore giovanile, quando l'anno scorso si è chiusa quella stagione, fosse, diciamo, si fosse in qualche modo prese delle decisioni che mantenessero il sistema, quindi con nessuna retrocessione. Io mi sono battuto fin da ultimo per non fare nemmeno la retrocessione in eccellenza, che sono riuscito a portarla da 3 a 1, pur non essendo d'accordo nemmeno su quella unica retrocessione. Questo l'abbiamo portato a casa noi. Io ho portato a casa anche da solo a luglio la prima, diciamo, il primo abbozzo di accordo sul pubblico. Non so se vi ricordate che io fui l'unica a scrivere fra tutte le federazioni la lettera aperta alla Saccardi, che si impegnò per in qualche modo fare in modo che perlomeno una percentuale di pubblico fosse presente. Il decreto di DPCM del 7 agosto è andato in quella direzione. Quindi, voglio dire, non è che non si è portato a casa nulla, si è portato a casa quello che si è potuto portare a casa, compreso lo sforzo ultimo della Sinalonghese, riconosciuteci anche dal presidente della Sinalonghese.
Certo. Quindi Paolo Mangini, insomma, anche perché tutte le battaglie si possono vincere, ma se si fa una, come dire, un bilancio, sono più quelle vinte che quelle perse. Indubbiamente, chiede diritto di replica, gli do 10 secondi a Massimo. No, assolutamente una replica. Ricordavo a Paolo anche un grande risultato che ha portato la Toscana, quella dell'equiparazione delle società sportive dilettantistiche alla piccola e media impresa. Questo è stato merito di un movimento toscano che ha sensibilizzato quelli che sono i responsabili politici a Roma e che ha fatto in modo che le società dilettantistiche venissero equiparate alla piccola e media impresa, e questo è un risultato che va a merito della Toscana. E questo ovviamente ha consentito di poter accedere al mutuo garantito dallo Stato. Non mi sembra poco, non mi fino sembra. Fino a 25.000 euro. Ma poi, insomma, ragazzi, parliamoci chiaro, se Paolo Mangini è candidato unico alla presidenza del Comitato Regionale Toscano, vuol dire che le società del movimento gli hanno riconosciuto, insomma, un buonissimo andamento a tutto il gruppo, ovviamente, di Paolo Mangini. Allora, ancora un SMS, perché da casa sono scatenati, e poi ovviamente andiamo verso la chiusura di questa trasmissione. Siamo gettonati, d'altronde mi sembra che le notizie siano tante. Vai, Diletta. È ipotizzabile il blocco delle annate nel calcio giovanile? Questa è una tanta bella domanda. Se si neutralizza tutto, si blocca l'annata. Paolo Mangini, insomma, questo chiedono da casa, ma penso di sì, anche se la risposta tua me la immagino, ce lo diranno da Roma. Però è chiaro, se non si è giocato, un allievo rimane allievo. Ma guarda, noi abbiamo inserito nel nostro programma, proprio perché c'è stato, diciamo così, questo problema, soprattutto che ha riguardato il 2004, cioè gli allievi, e praticamente per un anno comunque vado a finire questa stagione sportiva, non hanno fatto quell'esperienza tale che possa in qualche modo garantire un passaggio dal settore giovanile ai dilettanti. Noi abbiamo proposto, più che il blocco delle annate, creare quella categoria intermedia solo per il 2004, sperimentalmente un altro anno, che noi abbiamo chiamato Under 18, chiamiamoli come volete. Questo per salvaguardare, per far sì che la loro esperienza sportiva possa essere più completa, per fare il passaggio da settore giovanile a dilettante, e questo lo potrebbero fare l'anno successivo ancora. Quindi una proposta noi porteremo, che speriamo che venga attuata, come Under 18, più che il blocco delle annate, perché il blocco delle annate potrebbe comportare problemi organizzativi per gli anni successivi. Certo. Allora, il nostro Andrea Labbate, a chiusura di questa nostra interessante discussione, ma mi sembra che il campionato d'eccellenza, promozione prima, seconda, terza, calcio giovanile sia fortemente a rischio. Questa è la situazione. Però ci potrebbe essere l'imposizione della Lega Nazionale Dilettanti. Secondo me, cioè, quello che dici te è vero, e chiaramente come comitato regionale si ragiona per i campionati che si organizzano, quindi dalla eccellenza in giù. Io credo che a livello nazionale ci sia una spinta importante da parte della Lega Nazionale Dilettanti affinché i campionati di eccellenza regionali ripartano e in qualche modo esprimano le promosse in Serie D, perché se la Serie D va in fondo vuol dire che fa di 166 squadre, fa 36 retrocessioni, che sono 4 per girone, e mancherebbero poi 36 squadre alla Serie D dell'anno prossimo, che la Lega Nazionale dei Dilettanti non può assolutamente permettersi di mancare. E quindi in qualche modo, secondo me, la Lega Nazionale dei Dilettanti spinge perché i comitati regionali possano far ripartire i campionati di eccellenza, magari a marzo, non so come, non so con che metodo, se solo col girone d'andata, però questo secondo me è magari è forse presto per parlarne, e forse ufficialmente non si può nemmeno dire e non si può nemmeno pretendere che Paolo Mangini e Massimo Taiti magari ci dicano qualcosa in merito. Però io credo che da questo punto di vista la Lega Nazionale dei Tanti non può permettersi l'anno prossimo di fare un campionato di Serie D a 130 squadre. O va in fondo con la Serie D e poi fa finta di non fare le retrocessioni delle 4 squadre che retrocedono per girone, oppure in qualche modo l'eccellenza deve ripartire ed esprimere le 36 promosse in Serie D l'anno prossimo, se no altrimenti l'anno prossimo il campionato di Serie D perde troppe squadre e gli mancano i soldi dell'iscrizione e così a catena, insomma. Ho un minuto, Massimo Taiti, è pensabile di introdurre il regolamento della Serie D in eccellenza per poter portare a termine il campionato, quindi i tamponi veloci? È un'ipotesi percorribile, secondo te sì o no? È un'ipotesi percorribile, sinceramente è onerosa per le società. Però vedo che c'è stato anche un contributo in questi giorni della Serie D di 6.000 euro per ogni società, può darsi
che in questo caso sempre Roma intervenga a favore delle società, compensando in parte quelle potrebbero essere le spese per l'effettuazione dei tamponi. Andrea Labate, abbiamo Paolo Mangini, abbiamo Massimo Saiti, gli dici bravo perché, gli tiri le orecchie perché in questi 4 anni, estremamente in sintesi, abbiamo 1 minuto e mezzo. Ma secondo me bravo perché soprattutto negli ultimi mesi, secondo me a differenza di altre parti della federazione, il Comitato Regionale Toscano negli ultimi mesi si è mosso con competenza, con tempestività e anche con lungimiranza, vedi i campionati di eccellenza fatti a 12 squadre, con i gironi fatti a 12 squadre. Quindi sicuramente secondo me negli ultimi mesi il Comitato Regionale Toscano nel momento di difficoltà si è mosso meglio che nei 3 anni precedenti, ecco, secondo me. Questa è la riflessione. Allora, Presidente Mangini, prima di salutarti, ovviamente fatto in grosso in bocca al lupo per il secondo mandato, nel tuo secondo mandato che cosa vuoi? Cosa vuoi ottenere? Qual è l'unico obiettivo? Ho 30 secondi e quindi finire un campionato. Finire campionati, dice lei. Campionato. È chiaro che l'unico obiettivo, l'obiettivo quello prioritario, è quello di ritornare a una situazione normale, cioè riportare pian piano il nostro comitato a poter svolgere quell'attività sia sportiva che di altro tipo normalmente, come è stato fino a febbraio del 2020, ritornando a dei format normali. Ci vorrà sicuramente perlomeno un paio di anni, ma sono convinto che se tutti si lavorerà in questa direzione, senza contrattempi ovviamente che non dipendono da noi, si riuscirà a ritornare a quella situazione iniziale che in qualche modo, diciamo così, era una situazione positiva anche e soprattutto per le società. Grazie a Paolo Mangini, in bocca al lupo per il tuo secondo mandato e buon anno, grazie. Ciao Paolo. Ringraziamo Paolo Mangini, ringraziamo ovviamente Massimo Saiti che sarà confermato vicepresidente ovviamente del Comitato Regionale Toscano, me lo immagino, insomma, che ha un ruolo fondamentale, Massimo Saiti, quindi anche Prato rappresentata, in bocca al lupo. Tu invece in 10 secondi, perché il tempo è tiranno, cosa ti aspetta a parte finire i campionati? No, io penso noi in questi 4 anni abbiamo affrontato il calcio combine, che non dipendeva dalla nostra amministrazione perché veniva dalla gestione precedente, ma niente, però un problema grosso. Abbiamo affrontato questi 2 anni che penso siano irripetibili sotto tutti i punti di vista. Speriamo. Io penso che si abbia le spalle grosse per poter affrontare qualsiasi altra problematica che possa venire in questi 4 anni. Siamo stati bravi, non siamo stati bravissimi, ma più di questo penso che nessuno ce lo potrebbe chiedere, perché abbiamo dato, soprattutto Paolo, che non so se mi sente, ma Paolo è stato veramente H24, certo, a disposizione di tutte le società e di tutti i dirigenti. Quindi complimenti, bravo, se lo merita, perché ha fatto tanto, tutti si può fare di più, però ecco, io penso che Paolo stia dando il massimo in questi giorni, che non sono giorni sicuramente facili. Grazie a Massimo Saiti, in bocca al lupo, ovviamente buon anno. Grazie al nostro Andrea Labate, seguite mercoledì ovviamente gli aggiornamenti sul campionato di Serie D, ci vediamo lunedì prossimo. Sicuramente. E grazie ovviamente alla nostra Diletta. Grazie a voi e buon anno a tutti i nostri telespettatori ancora. E noi ci vediamo lunedì prossimo, puntuali come al solito, alle 21:20, per parlare di calcio dilettanti. Perché lo sapete, il grande calcio dilettanti dov'è? Solo da noi. Alla prossima, ciao! Solo tu sai superarmi. Se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amare, di urlare. E mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più. Il destino mi osserva, stavolta no, non posso fermarmi. Stavolta sarai tu a guardarmi, con un concerto in piena estate e il mondo che aspetta, che si accende e il mondo mi guarda. E la miseria, c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille, una voce, un coro che spacca il cielo e cambieremo il mondo. Morte, persone vere, di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore.
penserò più a te, forse mai più. Ho promesso all'universo che si parlerà di me per le strade, come un profeta in ciò in cui crede. Alla ricerca di uno spazio, una piazza, un'arena, dove chi ama può gridarlo a voce piena. E in ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille, una voce, un coro che spacca il cielo. E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero. E in ogni stadio c'è la musica, tutta la notte, persone vere, di cuore o corrotte, il confine di un solo universo, l'amore, l'amore, lo stadio. E in ogni stadio c'è la musica, tutta la notte, persone vere, di cuore o corrotte, al confine di un solo universo, l'amore, l'amore, lo stadio. E in ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille, una voce, un coro che spacca nel cielo. E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero. E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte, persone vere, di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore, d'amore, lo stadio. Questo programma è stato offerto da Non solo colori e vernici, ma anche pitture Farrow & Ball, articoli in gesso, materiali per hobbistica e sanificazione di ambienti. Da più di 25 anni siamo al tuo fianco con personale altamente qualificato, prodotti di qualità e soluzioni personalizzate. Colorificio Il Quadrifoglio, il colore delle tue idee.